Il progetto Arnoldo prosegue. I lavori al camion non si sono fermati, proseguono più lentamente a causa del poco tempo disponibile da dedicargli. Il motivo è semplice, niente ferie per noi. Anzi, oltre ad Arnoldo, le nostre giornate sono piene, come quelle di chiunque altro. La famosa vita frenetica colpisce anche noi, purtroppo. Eppure, tra un ritaglio di tempo e l'altro, pezzo per pezzo, stiamo riuscendo a costruire il camion che diventerà la nostra futura casa. Ciao a tutti, come potete vedere ci siamo ancora, non ci siamo persi. Diciamo che per noi il mese d'agosto è stato un po' pesantuccio, abbiamo avuto un po' di problemi e poi con le vacanze di mezzo non siamo riusciti ad andare avanti tanto coi lavori, ma siamo tornati e ci sono anche un bel po' di nuovi arrivi da vedere. Il primo dei nuovi arrivi è questo. No, non abbiamo cambiato camion. Semplicemente questo camion qua dovrà essere demolito, allora noi ci siamo informati e abbiamo acquistato la cassa isotermica. Ma come mai abbiamo acquistato questo cassone isotermico? Perché noi da questo cassone isotermico vogliamo ritagliare fuori i pannelli che ci serviranno per coibentare il nostro container. Eccolo qua, ve lo faccio vedere di nuovo. Questo cassone qua non si può montare su Arnoldo perché è troppo grosso e troppo lungo, è lungo più di 8 metri questa cassa e quindi è praticamente impossibile montarla sul nostro camion. Allora noi cosa faremo? Semplicemente andremo a ritagliare il pannello che servirà per coibentare il nostro container. Adesso mi metto al lavoro, inizio a misurare. Questo è come si presenta all'interno del cassone che abbiamo preso. Sembra messo male, ma in verità non lo è, cioè almeno le pareti sono sane e sono in ordine. Poi adesso dall'interno andrò a ritagliare i pannelli che ci serviranno e poi li dovremo calare con un muletto. Ci sarà da divertirsi. Ora quello che appunto vogliamo fare dal camion che vedete là in fondo è ritagliare i pannelli che serviranno per chiudere le pareti laterali. Verranno incollati e soprattutto utilizzeremo alcuni pezzi per poter coibentare il soffitto e le pareti anteriori e posteriori.
Dato che di lavori al camion siamo riusciti a farne ben pochi, vi portiamo sul nostro posto di lavoro, quello ufficiale. Siete pronti? Andiamo sul posto di lavoro di Luca. Ci andremo in autobus. Ah, ops. Ecco Luca. Come avrete potuto intuire, Luca fa l'autista di autobus di linea e di turismo. I suoi orari sono molto variabili. A volte capita che non ci crociamo nemmeno durante il giorno. Se poi parte per un tour, sta via anche qualche giorno o settimana di seguito. Ma a lui è sempre piaciuto guidare. E questa è una gran fortuna, sennò chi guidava Arnoldo? Non è scontato dire che per guidare il nostro camion serva la patente C, che Luca ovviamente possiede con altre tantissime letterine sulla patente. Non di certo come la mia, solo la B. Ma prima di partire per il giro del mondo, credo proprio dovrò rimediare. Mica posso lasciare Arnoldo solo nelle mani di Luca. Beh, a questo ci penseremo più avanti. Detto questo, vi ho lasciato intuire che non faccio lo stesso lavoro di Luca. Niente autobus, camion o auto per me, ma lavoro con delle macchine. Fotografiche però. Ed eccomi all'opera. Faccio la fotografa professionista. Principalmente mi occupo di matrimoni ed eventi di qualsiasi tipo. Durante i viaggi in camper mi dedico a fotografare paesaggi nuovi, molto diversi da dove viviamo. Cerco di cogliere ogni particolarità del luogo in cui mi trovo, soprattutto le persone, i mercati, le vie, le usanze. Ogni angolo del mondo, ogni paese con la sua cultura, ogni sorriso sono unici. La fotografia mi emoziona, amo quello che faccio. Per me non è solo un lavoro, ma un'enorme passione. A proposito di angoli del mondo, vogliamo mostrarvi dove è nato e sta crescendo il progetto Arnoldo. Viviamo in un piccolo paesino all'ingresso del Parco Nazionale Val Grande, un'area protetta considerata la più vasta e selvaggia d'Italia. Vi ricordate queste panchine che abbiamo usato per testare le luci a LED? Ebbene, di giorno la vista è questa. In queste terre è possibile ammirare panorami mozzafiato e piccole vallate nascoste. Enormi boschi di castagno e faggio dominano le nostre vallate. Ma se da una parte abbiamo le montagne, dall'altra abbiamo un'altra meravigliosa perla, il Lago Maggiore. Ci basta percorrere pochi chilometri e ci troviamo in un paesaggio totalmente diverso, composto da laghi e isole. Il lago più importante della zona è appunto il Lago Maggiore, che ospita le incantevoli isole Borromeo. È secondo per superficie dopo il lago di Garda e secondo per profondità dopo il lago di Como. In passato era unito al lago di Mergozzo, da cui fu separato a causa della formazione della piana di Fondotoce. Dobbiamo proprio dirlo, viviamo in un posto meraviglioso, non ci manca niente. Luca vi parlava di tanti nuovi arrivi, abbiamo infatti anche i serbatoi nuovi, ma usati, da aggiungere a quello attuale di Arnoldo, in modo che così avremo una capienza di circa 400 litri totali.
Sono arrivate anche le scarpe nuove per Arnoldo. In verità non sono proprio nuove, sono delle gomme usate che a noi vanno benissimo e ci permetteranno ancora di fare parecchi chilometri. Allora, la misura è 295/80, si vede qua, è la misura più comune sui mezzi pesanti. E qualsiasi problema dovessimo avere con le gomme, in giro per tutto il mondo si trovano da cambiare molto facilmente. Sono delle tubeless, non hanno dentro la camera d'aria. Non vediamo l'ora di montarle. E soprattutto sono comode e leggere. Con questa misura di gomme più o meno dovremmo alzarci di altri 5 cm da terra. Eccoci qui dal nostro Arnoldo e tra i nuovi arrivi che vogliamo farvi vedere, eccoli qua, sono i twist lock che serviranno per agganciare il container al controtelaio del camion che stiamo facendo fare. Come avete potuto vedere nel precedente video, abbiamo deciso di rimuovere l'originale controtelaio per farne fare un altro su misura e più resistente per poi collocare il container. Un'altra cosa da farvi vedere è che Luca ha rimontato il vecchio sedile del passeggero in posizione centrale da avere un posto in più a sedere davanti. E come testimonianza che di lavori siamo riusciti a farne pochi, abbiamo anche le ragnatele. Accidenti, povero Arnoldo. Ultimo ma non ultimo arrivo, le trombe nuove ma usate per Arnoldo. Una cosa di cui andiamo fieri è che abbiamo usato tutti i materiali riciclati fino ad ora, ovviamente esclusa la manutenzione meccanica e bulloni vari. Il resto è tutto riciclato, nulla di nuovo, dai container alle pareti isotermiche della cellula frigo, ma anche i sedili pneumatici, le gomme usate, i serbatoi, il generatore di corrente e persino il clacson. Ci piacerebbe impiegare nella costruzione di Arnoldo la maggior parte possibile di materiale riciclato per rendere un vecchio camion che di per sé consuma molto carburante un pochino più ecosostenibile.